Amici di Corse di Moto TV, siamo qui nel paddock di Misano e con me c'è Riccardo Trisaldi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Riccardo ovviamente facente parte dell'organizzazione del trofeo Kawasaki ZX4RR. Riccardo, prende il via da qui, da Misano, la prima gara, ci sarà domenica. È un trofeo con tanti risvolti. Allora, illustraci questo trofeo Kawasaki. Come si svolgerà e quali sono gli obiettivi? Certo, allora innanzitutto questa è una moto molto nuova perché è uscita praticamente neanche un anno fa, è arrivata in Italia a diciamo fine di quest'anno, quindi è un modello completamente nuovo per il mercato. È una rivoluzione che riporta un po' al passato, perché il 404 cilindri è una moto di memoria antica, diciamo, ricordiamo le 400 fork, ricordiamo la Kawasaki, la Z400, insomma è una moto che ha un passato storico importante. Che cosa ci aspettiamo? Noi facciamo un trofeo perché vogliamo che questa moto diventi comunque un riferimento di categoria, nel senso che ormai nella nuova prospettiva della new generation della nuova 300, dove si sta già pensando di portare in gara la R7 o come la 660 Aprilia, entri anche appunto la 404 cilindri, che è equivalente sia come peso sia come diciamo potenza di cavalli vapore. Quindi cosa facciamo noi? Creiamo un modello da corsa, da una moto completamente da strada come è d'uso nella Superbike, per poi avere un modello che possa competere in maniera sicuramente valida con altre categorie anche diverse come cilindrata. È una moto che potrà sviluppare, diciamo indicativamente, dai 90 cavalli in su. La casa la dà per una moto da 80 cavalli, realmente 77 credo addirittura, però poi la preparazione, diciamo così, la raffinazione della moto stessa sulla pista, vedremo cosa ci darà. Ovviamente questa è la prima, quindi diciamo che da ieri le prime prove libere ad oggi già abbiamo tolto un paio di secondi sul circuito e diciamo che il tutto è abbastanza incoraggiante. Stiamo vedendo i nostri omologhi che sono in Gran Bretagna, che hanno fatto partire parimenti un trofeo e anche una new generation chiamata Sportbike, dove ci saranno moto appunto miste, quindi questa 400, ci saranno le Aprilia e quant'altro. E anche da qui devo dire che ci sono altre realtà nell'ambito CIV o Trophy che stanno cercando di fare qualcosa di molto simile, e forse qualche mio collega verrà da te intervistato e ti illustrerà meglio di me, io non voglio fare spoiler. Però ecco, qual è lo scopo? Lo scopo è quello comunque di cercare nuovi talenti. La categoria 300, diciamo come la conosciamo negli ultimi 6 anni, è ormai una categoria, diciamo, che ha fatto la sua storia, perché le moto ormai sono datate, non ci sono stati più rinnovamenti da 400 Ninja o la Yamaha R3. Quindi è il momento, visto anche le presenze, anche i cinesi hanno fatto con la Kawa una 450 quattro cilindri, diciamo che stiamo andando verso una nuova posizione, quindi vediamo un po' cosa allora succede. Tu ci hai raccontato giustamente qual è il percorso ideale di questo trofeo. Io vado più sul romantico, no? Tu parlavi prima del 400, parliamo di inizio anni 90, lo ZXR 400 era una moto che derivava direttamente dal 7,5 ed era l'espressione racing che l'utente finale si poteva mettere in garage con una spesa tutto sommato contenuta. Oggi mi sembra di capire che Kawasaki voglia riportare in auge una cilindrata piccola, perché il 400 è una cilindrata medio piccola, però con tutte quelle caratteristiche aggressive racing, come dici tu, poi portino i piloti o comunque gli aspiranti piloti in questo mondo, partendo da una base bella concreta. Certo. Allora, innanzitutto pensiamo che una 404 cilindri è una moto che comunque in pista si è lanciata su un rettilineo con un rapporto, diciamo così, stradale non pistaiolo, potrebbe raggiungere 250 orari, quindi non voglio adesso andare contro le Maximoto, perché veramente sarebbe contro il mio non solo interesse ma la mia passione. Però per strada una moto di questa potenza, che può esprimere veramente la potenza senza raggiungere, come possono fare Maximoto, anche i 350 orari, voi capite che è una follia. Invece questa è una moto che secondo me è un buon, diciamo, smanettone su qualche passo, anche se guidate sempre responsabilmente, assolutamente, però è una moto che può dare soddisfazione per il peso che ha, per la cilindrata che sfoggia nei suoi 15.500 giri, tra l'altro. È una moto che dà sensazioni, anche sentirla passare sul rettilineo adesso di Misano, da
quel senso di sport, di... Cioè, diciamo che abbiamo visto gente uscire dai box e dire ma che cos'è? Cosa c'è in pista? Esatto, cosa c'è in pista? Perché effettivamente è un rumore che non sentivamo più da tempo. Beh sì, ovviamente l'invito è quello di guidare responsabilmente, ma Riccardo chiaramente stava alludendo al fatto che quando abbiamo queste moto con queste cilindrate non maximoto, con rapporti peso-potenza ottime, se andate poi sui passi, la maneggevolezza e il poter scaricare la potenza vi fa togliere delle soddisfazioni. D'altronde abbiamo sempre detto, no, le maximoto di oggi per poi sfruttarle serve una pista e bisogna avere anche un bel manico. Sì, solo pista, essere molto bravi, perché la gestione di una moto che ormai fa ben oltre 200 cavalli, insomma, noi conosciamo questo ambiente da decine di anni e siamo a livelli che la MotoGP di pochi anni fa sulle moto da strada non sarebbe neanche equivalente, per cui veramente massima prudenza. E questa moto invece ci porta a una dimensione molto umana ma di grande sportività, quindi ci aspettiamo veramente grandi risultati proprio di sensazioni e di feeling da questa moto. E poi devo dire che il parere dei ragazzi che stanno portando in pista questo oggetto è veramente un parere, diciamo, uniforme sul fatto che è una moto molto divertente, per cui diciamo che questa cosa ci conforta, perché, come dire, il giudizio finale è il cronometro e chi guida. Se il cronometro è andato bene, chi ha guidato ha detto che si è divertito, cosa c'è di meglio di divertirsi in pista in sicurezza, in massima sicurezza? E allora augurando a te Riccardo, a tutto il tuo staff, un ottimo inizio e proseguimento di questo trofeo Kawasaki ZX4RR. Noi sai cosa andiamo a fare? Andiamo a conoscere il primo poleman di questo trofeo e ovviamente il primo vincitore. Ciao! Ciao! 1:47.861 è il crono con cui Paolo Grassi ha siglato la storica prima pole position del trofeo Kawasaki ZX4RR. Intanto si rimane nei libri di storia, Paolo? Sì, diciamo che già è la seconda volta, perché sono stato il primo poleman con l'Aprilia e adesso con la Kawasaki. In gara però feci secondo, quindi speriamo domani di invece di vincere e restare nella storia anche così. Allora, la Q2 si è svolta in un orario un po' tardo, il pomeriggio, quindi si è raffreddato l'asfalto. Qualcuno nel suo miglior orario, ho visto che tu il tempo per la pole è rimasto valido, quello della Q1. Sì, diciamo, avevamo già capito che era un po' difficile migliorare in Q2, quindi abbiamo cercato di fare delle prove con il rapporto. Ho provato prima un rapporto, poi a metà turno mi sono fermato e ne ho provato un altro e abbiamo preso dei dati che sono importanti per domani. La prima volta sei col Chiodo Racing Team, è la prima volta di questo 400 in gara. Allora, una sensazione da pilota, è ovvio, sono passate poche ore dal debutto. Come ti stai trovando? Quali sono i margini di miglioramento? Ma i margini di miglioramento sono tanti, perché purtroppo abbiamo pochi chilometri, il materiale sta arrivando man mano, quindi tipo lo scarico l'abbiamo andato mercoledì sera. Però la moto si guida bene, diciamo, io vedendo dalla 300 alla guida simile alla 300, quindi mi riesco a esprimere come piace a me. Ho visto dai tempi che in realtà la prima fila è chiusa in un decimo, ci sono Goretti e il sudafricano Van Rijsselberghe molto vicini, quindi potremmo prevedere una gara di bagarre. Sì, domani la gara sicuramente sarà di bagarre, saremo 4-5 di noi perché anche Treccani va forte, vedremo, noi cercheremo di partire avanti e fare il nostro ritmo e poi vediamo come si svolge la gara. Bravo a Paolo Grassia, in bocca al lupo per domani, è il primo poleman del trofeo Kawasaki ZX4RR, bravo. Crepi il lupo, grazie. È tutto pronto al Marco Simoncelli World Circuit di Misano per la prima gara del trofeo Kawasaki Ninja ZX4RR. Sono partiti e si urtano il poleman Grassia e il sudafricano Van Rijsselberghe. Scivola Grassia evitato da tutti i concorrenti, Ryder OK si rialza, intanto Van Rijsselberghe ha approfittato di questa toccatina per prendere un po' di margine sugli avversari, ma lo vedete, Diego Goretti al curvone attacca il sudafricano, passa terza posizione, lì dietro in agguato Samuel Treccani, quarto posto per il francese Valentin Arnaud. Qui Van Rijsselberghe all'attacco al carro di Diego Goretti, in fila il nostro pilota italiano, il sudafricano, ma passano pochissimi minuti e Goretti si rifà sotto con una sbacchettata addirittura durante il sorpasso al curvone, con Treccani che vigila sul duello in testa. Ancora Van Rijsselberghe alla prima staccata con il cava che scodinfola, riesce comunque a inserirla, si riprende la testa ma non molla Diego Goretti, non molla neanche Samuel Treccani. Qui ultimi giri e caduta per Valentin Arnaud, peccato, poteva ambire a una quarta o una terza posizione finale francese. Ultimo giro, ultima curva, c'è Diego Goretti in testa, purtroppo il pilota italiano con questo track limit regala la vittoria al sudafricano Jansen Van Rijsselberghe, quindi podio della prima gara del trofeo Kawasaki Ninja ZX4RR con Jansen Van Rijsselberghe, Diego Goretti e Samuel Treccani. È un momento storico per il trofeo Kawasaki Ninja ZX4RR, perché ovviamente qui a Misano abbiamo il primo vincitore. Viene da Sudafrica, Johannesburg,
Jansen van Rensburg. Ho questa piccola perché è un nome un po' particolare. Ciao Jansen, allora come va dopo questa prima gara? Bene, non potrei essere più felice. E dopo oggi sono molto fiducioso per il resto della stagione. All'inizio ti sei toccato con Garcia, com'è andata? Dal mio punto di vista lui non è partito benissimo. Io ho preso la linea corretta, invece non ho capito il perché e lui è venuto verso di me. Ci siamo toccati, mi sono girato indietro per vedere cosa fosse successo e pensavo sinceramente che uscisse la bandiera rossa, ma così non è stato. Comunque ho visto che era tutto ok e spero che a Valle Lunga ci si possa confrontare in gara. E poi sarebbe anche interessante capire la battaglia con gli italiani. L'avete visto nelle immagini, lo state vedendo, Goretti, tre cani, due bagli avversari. Com'è andata la battaglia dura con gli altri piloti? All'inizio non c'è stata una grande bagarre, poi abbiamo cominciato a battagliare e verso la fine mi hanno passato. Dopo ho aspettato per prendere la scia, ma all'ultimo giro a Misano ho visto Diego toccare il verde e mi sono detto, normalmente chi tocca il verde viene penalizzato e quindi non mi serviva a fare pazzia all'ultima curva, sapevo che avrei vinto. A chi vuoi dedicare questa prima vittoria? Beh, la dedico sicuramente al Sudafrica, alla mia famiglia, ai miei amici e al mio team che ha permesso tutto questo e speriamo di continuare così. Ok, bravo Jansen e see you in Valle Lunga. Sì. Allora, il grande deluso di questa premier del trofeo Kawasaki Ninja ZX4 RR Paolo Garcia, ma vi anticipo già, mentre arrivava fuori onda mi ha detto ho sbagliato, può succedere, no? Ah sì, purtroppo sono partito bene, poi la moto si è un po' impennata, sono andato un po' più sulla destra, il sudafricano veniva subito sulla sinistra e mi ha toccato il mio anteriore e mi si è chiuso. Purtroppo sono dinamiche di gara e sono molto dispiaciuto perché poteva essere una bella gara, potevo stare nel gruppetto con loro e magari anche vincerla, però è andata così. Ah, io credo che tra l'altro la cosa più preoccupante per te sia lo zero, perché sono campionati questi dove si tende con la costanza, no? Cioè è buono tutto quello che si porta a casa, 1-0 adesso andare a recuperare bisogna fare come si sanno della legna. Eh sì, 1-0 è pesante, fortunatamente in questo campionato si prendono i punti per la pole, quindi non sto troppo indietro, però da Valle Lunga ci mettiamo sotto e cerchiamo di fare il nostro ritmo. Dimmi una cosa, in quei momenti, no? Quando sei lì che scivoli sul rettilineo, pensi più, oh mio Dio, alla situazione pericolosa o oh madonna ho buttato via tutto? No, io pensavo a dietro che mi potevano prendere, poi ho provato a ripartire ma la moto non partiva perché sai, si poteva recuperare almeno quinto, sesto, erano punti importanti per il campionato, però non è stato possibile. Però ti dico Paolo, fa piacere che partendo dalla pole position, quindi comunque favorito della gara, questo incidente è abbastanza controverso, tu sia qui col sorriso e pensi già a Valle Lunga. Sì, perché tanto il campionato è lungo, quindi non ci dobbiamo già battere, lavoreremo duro per Valle Lunga e per le restanti gare e ci faremo trovare sempre pronti. Bravo, questa è la modalità giusta per affrontare il campionato. Ci vediamo a Valle Lunga. Grazie, ciao.